Ciao, sono Federico Fabbi ed è appena uscita la mia intervista per Le Rane. Ok, come sto? Sono abbastanza stanco e sono in pausa pranzo, dato che appunto la musica ultimamente non è che frutti molto, non solo per me ma un pochino per tutti. Però almeno sono felice perché è uscito il mio nuovo singolo Baciami Baciami, che è una semplicissima canzone d'amore che parla di amore, descrive tutte le cose che fanno parte dell'amore e credo che appunto sia l'unica canzone allegra, veramente allegra che abbia mai scritto. Quanto conta l'amore nei secoli? Una fonte rinnovabile di ispirazione per gli autori, è vero, cioè di solito tutto quello che ho letto sull'amore va sempre a finire molto male, ma in generale nella letteratura, almeno da quello che ho letto io, non è che ho letto chissà quanto, c'è sempre un bel tocco di disperazione, però almeno in Baciami non va a finire così, non va a finire male. Però certo, ovviamente l'amore, l'odio, il bene, il male, tutte queste cose sono sempre l'ABC diciamo per l'ispirazione di chiunque, no? A meno che non parli, non lo so, però almeno per me io scrivo e parlo spesso d'amore, anche perché faccio questo nella vita, amo e molto spesso odio. Le grafiche, l'estetica, sì, curo tutto io perché, primo perché costa farlo curare a qualcun altro, quindi è proprio una necessità. Secondo perché appunto il mio lavoro, come dicevo all'inizio dell'intervista, è proprio fare il grafico e quindi ritengo opportuno farlo io. E il bianco e nero è esattamente ciò che ho detto nella domanda precedente, è tutto appunto un alternarsi sempre, un negativo e un positivo, il bianco e il nero. Io purtroppo ho un difetto grande che non riesco a vedere il grigio, le sfumature. E così per coerenza ho fatto le copertine in bianco e nero. Anche la cover dell'album sarà in bianco e nero. E, tranne che musicalmente l'album stesso, perché l'album è davvero ricco di colori, di suoni, di sfumature. Ma per questo c'è stato bisogno di un aiuto esterno, quindi del mio produttore Matteo Domenichelli, che è riuscito appunto a colorare la mia musica, perché sennò io starei ancora in cantina con la chitarretta a suonare voce e chitarra, che non è male, però tocca evolversi, l'ha fatto Dylan e lo fa anche questo genio che è Federico Fabbi. Ciao e grazie dell'intervista.